Ivan. Ciao, ciao a tutti, fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Insomma, sto ancora patendo la botta di ieri sera. Non mi è ancora passata. Questa mattina, per cercare di capire meglio quella che è stata la partita di ieri, me la sono rivista, a grandi linee me la sono rivista interamente. E secondo me il più grosso errore che possiamo fare oggi è quello di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cerco di spiegarmi meglio. Che la partita di ieri non sia stata una bella partita giocata dal Milan, senza ombra di dubbio. Che la partita di ieri abbia dimostrato che le nostre seconde linee non sono probabilmente all'altezza delle prime linee, ma questo penso che succeda in ogni squadra in giro per il mondo. Penso che sia sotto gli occhi di tutti, ma come ho letto questa mattina sotto il commento del mio video post partita di ieri, sulla pagina, la mia pagina Facebook I Milanisti, sotto il mio Instagram, ovunque ho pubblicato qualcosa riguardo la partita di ieri, è partito un po' lo psicodramma dei tifosi rossoneri. Come sapete, a me piace fare dei discorsi intelligenti, perché se cercate qualcuno che insulta il Milan, che insulta di qua, che insulta di là, sapete che su questo canale non lo troverete. Qua cerchiamo di fare sempre dei discorsi intelligenti. Della partita di ieri c'è tanta acqua da buttare via, ma il bambino che non dobbiamo buttare via della partita di ieri è cercare di togliere, cioè quindi il bambino è togliere completamente la fiducia che noi abbiamo nei nostri ragazzi. Ieri in tanti hanno fatto male, ovviamente sui giornali, su tutti i giornali del mondo, in prima pagina c'è Charles, che ancora ieri non ha dimostrato di essere ancora pronto, come il Milan in generale non ha dimostrato ancora di essere pronto per giocarsi queste partite. Anche Charles ieri ha dimostrato che deve fare diversi gradini. Mi vengono in mente le parole di Paolo Maldini. Paolo Maldini pochi giorni fa, all'intervista mi sembra alla Gazzetta, in un evento della Gazzetta, ha detto che su Charles, siccome i tifosi non hanno pazienza, i giornali meno pazienza dei tifosi, è la società che deve credere in questo ragazzo e lasciargli tutto il tempo necessario per poter crescere. Paolo in questa intervista fa l'esempio di Platini, che dice: quando è arrivato Platini alla Juve, i primi mesi non sembrava neanche un giocatore di calcio, cioè non riusciva neanche a fare i passaggi elementari. Poi dopo è diventato il Platini che poi tutti abbiamo conosciuto, vincitore di 3 palloni d'oro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, per quanto riguarda la partita di ieri, il mio sentimento in questo momento, sapete che mi piace essere sempre trasparente con voi, è un sentimento di delusione, perché non posso negare che io non sia deluso dalla partita di ieri. Mi aspettavo un Milan completamente diverso. Qualcuno stamattina mi diceva: ma l'ho visto poi come è finita la partita, a quel punto quello che tu dicevi 2 o 3 giorni fa di andare lì a giocarsela a viso aperto, io la ritengo una cosa sbagliata, mi dicevano. E ragazzi, io rimango della mia idea, perché comunque noi siamo andati lì, abbiamo fatto il massimo, abbiamo cercato di vincere la partita. Se qualcuno mi scriveva appunto riferito a questa cosa, allora preferivo andare lì, mettere il pullman come ha fatto l'Inter contro il Barcellona, fare come altre squadre che vanno magari a Stamford Bridge, mettono il pullman davanti alla porta, si fanno il segno della croce. Ragazzi, però se avessimo fatto così avremmo completamente cambiato quello che è il nostro approccio a tutti i match da oramai 3 anni. Noi, ogni squadra che andiamo ad affrontare, ogni partita che andiamo ad affrontare, l'affrontiamo per vincerla. Anche la partita di ieri, nei primi 20 minuti, abbiamo fatto bene. Poi, per vari episodi, se volete dopo ne parliamo, vari episodi che sono andati a modificare il risultato della partita, non siamo riusciti poi a portarla a casa. Poi, come sempre, mio papà lo dice sempre, ragazzi, gli episodi e i gol vanno poi a modificare questa cosa, perché se Charles, se con i se con i ma non ci vinci niente, premesso, ma se Charles o Krunic la palla dell'1-1 la buttano dentro, nel secondo tempo il Milan fa una partita completamente diversa. Voi direte: Lolo, grazie al C la palla non l'ha buttata dentro perché ha tirato la mozzarella, e la palla non è entrata, Krunic l'ha sparata in alto perché ha tirato forte senza guardare, ha preso il difensore, infatti poi ci hanno dato l'angolo. Lo so pure io, ragazzi, lo so pure io che con i ma non si fa niente, però datemi almeno questo appiglio, questo appiglio a cui attaccarmi per la partita di ieri. Ragazzi, non ci rimane nient'altro che fare quello che abbiamo già fatto altre volte, dopo altre sconfitte,
Cioè prendere, girare pagina, guardare la prossima partita con la Juve. I giocatori sono quelli. Ancora qualcuno questa mattina, Lollo, ma perché non gioca questo? Perché non gioca quella? Raga, i giocatori sono quelli. Cioè in questo momento noi siamo in completa emergenza. Io rimango convinto, e qua lo dico all'alba dei 5 minuti di questo video, ieri noi avessimo avuto tutta la formazione titolare a disposizione, noi la partita di ieri la vincevamo, ragazzi. Noi la partita di ieri la vincevamo, sono sicuro al 100% che l'avremmo vinta. Dammi Teo, dammi Calabria, dammi Salamakers, dammi Messias, dammi giocatori, dammi un Origi al 100%, cioè dammi un Rebic al 100%, dammi uno Sciarlo un pochino più sveglio, un pochino più scaltro. La partita di ieri l'avremmo comunque vinta. Ragazzi, secondo me l'avremmo vinta. Però purtroppo in questo momento dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco, che è proprio il cattivo gioco che ha fatto il Milan ieri. Ieri non siamo stati noi, ragazzi. Ieri l'ha detto anche Mister Pioli, tante scelte, le ultime scelte sbagliate, il passaggio sbagliato. A un certo punto abbiamo iniziato a non giocare più da Milan. E quando noi perdiamo la nostra identità, non riusciamo a portare a casa i risultati. Ragazzi, prima di andare avanti, lasciatemi 30 secondi per parlarvi dell'app di OneFootball. Dopo iniziamo a parlare di tutto il resto. 30 secondi per parlare dell'app di OneFootball, la migliore app per quanto riguarda tutte le notizie di calciomercato e le notizie di calcio in generale. Per scaricare l'app basta cliccare qua sotto che c'è il link diretto per scaricarla. Scaricatela, è già stata utilizzata da più di 3 milioni di italiani per rimanere costantemente aggiornati su tutto ciò che succede in Serie A, ma non solo, perché ovviamente ci trovate anche Serie B, C, eccetera, eccetera. Qua sotto il link per scaricare l'app. Quindi ragazzi, è importante cercare di reagire a quello che è successo ieri nel modo corretto. Perché se no, ragazzi, se non reagiamo nel modo corretto, iniziamo a fare i drammi, va a finire male. E se togliamo l'appoggio ai nostri ragazzi, ci autofacciamo del male. Quindi questo è quello che non dobbiamo fare. Non dobbiamo togliere l'appoggio e la massima fiducia a giocatori, staff e società, ok? Bene ragazzi, prima di andare avanti, pollice in su, pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi chiedo la cortesia di farlo, grazie che preme il tasto super grazie qua sotto, iscrivetevi che arriviamo a 30.000, dai ragazzi, andiamo in sigla, poi vi devo parlare di altre cose ovviamente, sempre riferite alla partita di ieri. 1, 2, 3, sigla... Lo so, raga, che adesso già qualcuno sotto qua mi scriverà: Lollo, ma come sei giù di morale? No, non è che sono giù di morale, ragazzi, è che sì, non sono sorridente come al solito, ma quando perde il Milan, ragazzi, io non è che sono qua a festeggiare, eh. Cioè, quando perde il Milan, comunque, è la mia squadra del cuore e so che tanti di voi capiranno il mio stato d'animo. Ci sono rimasto male perché mi aspettavo una cosa completamente diversa. Mi ero segnato questa cosa che non c'entra niente con la partita di ieri, ma così giusto per spezzare un po' questo video. A un certo punto, stamattina, Sala, riferito al discorso stadio, ha rilasciato questa intervista e dice: ho chiamato ieri l'amministratore delegato dell'Inter e mi ha detto che avrebbe parlato con il presidente del Milan Scaroni. Li ho visti un po' perplessi riguardo alla proposta fatta da La Russa a Milan e Inter. Per chi non l'avesse letta... La Russa ha proposto al Milan e l'Inter di tenere lo stadio San Siro e costruire a fianco lo stadio nuovo. Cioè, quindi, con tutto il rispetto per La Russa, ci mancherebbe. La sua proposta è quella di fare due stadi giganti, uno da 80.000 persone, l'altro da 65-70.000 persone, distanti 50 metri l'uno dall'altro. Lo so. Giustamente, Sala dice, l'ho proposto al Milan e l'Inter, erano un po' perplessi. Cioè, mi sembra un po' strana come proposta. Comunque, guardando, torniamo alla partita di ieri. Tornando alle pagelle che questa mattina sono uscite sulla Gazzetta dello Sport, Pioli 5. Allora, il mister, anche qua, vediamo di analizzare un attimo questa cosa. Il mister, la partita, secondo me, l'ha preparata nel modo corretto. Perché comunque il mister, la partita, l'aveva preparata giusta. Poi, probabilmente, per la mancanza di brillantezza di qualche giocatore davanti, noi non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare. Ma tatticamente, i primi 20 minuti, vi ripeto, la partita l'ho rivista, tatticamente i primi 20 minuti sono stati dei buonissimi 20 minuti. Migliore in campo, Rafa Leao, vabbè, penso che su questo siamo completamente tutti d'accordo. Peggiore in campo, secondo la Gazzetta, Fikayo Tomori. Due errori gravi, i primi due errori gravi della stagione. Offre a Sterling un'occasione. E non marca Aubameyang per il 2-0. La personalità per le grandi serate di Champions c'è, ma serve un pochino più di attenzione. Allora, che Fik ieri abbia sbagliato nell'occasione quella di Aubameyang, ragazzi, fuori da ogni dubbio.
Cioè, un difensore centrale non puoi prendere il gol dal giocatore che ha dietro le spalle. Raga, ve l'ho già detto. Però, permettetemi di dire una cosa. Che quel cross, come vi ho detto ieri nel video post partita, quel cross che arriva dalla destra e va in mezzo sui piedi di Aubameyang, quel cross non deve mai, mai partire. Poi, 5 e mezzo, Tata, 5 dest, Kalulu 6, anche lui tra i migliori in campo, Pierino. Ballò 5, Benasser, Tonali 5 e mezzo, 5 e mezzo, Krunic 4 e mezzo. Non era la sua posizione, ragazzi. Posizione di Rade non è quella, e ieri in tantissime occasioni si è visto, soprattutto perché tendeva tantissimo ad accentrarsi. E quando tu ti accentri lasciando quello spazio libero, lo puoi fare se dalla tua parte c'è qualcuno che sfrutta quello spazio. Davide Calabria. Siccome Davide Calabria non c'è, ha giocato Dest. Dest ha fatto una partita da 5, infatti ha preso 5, perché non ha sfruttato né lo spazio che gli lasciava Krunic, né ha difeso, diciamo, con un'attenzione al 100%. 4 e mezzo per Charles. Non una bella partita, ragazzi. Una partita di Charles, ne abbiamo già parlato prima e non voglio stare qua a rimarcare ancora questa cosa. Sicuramente non una bella partita da parte sua. Milan suonato, dice la Gazzetta. Pesano le assenze, ma qualificazione ancora aperta. Ieri ho aperto il video post partita dicendo questa cosa. Nulla è ancora compromesso. Ovviamente sotto il video di ieri: ah, ecco, siamo morti, siamo finiti, adesso le perdiamo tutte. Ragazzi, calma. Cioè, non eravamo i campioni del mondo 3 settimane fa. Non siamo scarsissimi oggi. Siamo una squadra in costruzione. Siamo una squadra che deve fare le proprie esperienze per poi arrivare ad essere competitiva anche in Europa. Adesso vediamo cosa succederà nella partita contro la Juve. Tra l'altro, aperta parentesi, come avete visto dal mio video di ieri, dovrebbe tornare anche Theo Hernandez. Basta, ragazzi. Oggi va così. Oggi va così. Perdonatemi se oggi non faccio un video felice e contento come al solito, ma sono un po' provato dal risultato di ieri. Sinceramente, sono un po' provato dal risultato di ieri. Se anche voi vi sentite come me, per sostenerci a vicenda, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, Casciavit, forza Milan, e come sempre, la parola è sempre la stessa. Vada via, chiudo l'Inter. Ciao ragazzi, ciao!